Sabato 22 giugno, in occasione dell'ormai storico appuntamento della Veglia di San Giovanni, il Circolo Tennis di Bari ha organizzato uno straordinario concerto. Sul palco Norma Jean Wright e Lucy Martin, le voci della mitica band degli Chic, insieme alla formazione degli Adicapongo. Siamo qui al Circolo Tennis di Bari, un circolo storico per quanto riguarda lo sport, presente sin dal 1936, quando nacquero i primi campi da tennis, e oggi veramente un centro propulsore non solo dello sport ma anche della vita culturale, dello spettacolo. Siamo qui col presidente, avvocato Onofrio Sisto, al quale chiediamo questa bella iniziativa. Credo che il Circolo Tennis Bari, nella tradizione storica delle proprie attività culturali, ricreative, mondane, contempli nella Veglia di San Giovanni, quale è l'evento di stasera, un evento clou della stagione barese, io direi dell'intero mezzogiorno. Il Circolo Tennis Bari, la Veglia di San Giovanni, offre ai propri soci e agli ospiti dei propri soci un evento solitamente di altissimo profilo, e credo che quello di stasera sia un evento importante, un evento a cui peraltro noi stasera siamo lieti di dire i soci e i propri ospiti hanno risposto in maniera entusiastica, nel senso che abbiamo presenze, tantissime presenze, credo migliaia di persone, e credo peraltro paghi anche la scelta del mio consiglio direttivo di abbinare l'evento culturale al pensiero ai meno fortunati, alla ricerca, perché questo evento, come per gli altri anni, è abbinato alla ricerca di Telethon, per cui il ricavato che i soci versano per i propri ospiti è devoluto a Telethon, e quindi credo che unire l'evento culturale mondano anche alla ricerca e all'attività per coloro che hanno più bisogno, credo che sia una cosa che i soci apprezzano. Presidente, veramente complimenti, perché la solidarietà oggi è un tema assolutamente importante sotto ogni punto di vista. Abbiamo qui anche il consigliere Nanni Dentamaro. Beh, questa serata, come diceva il presidente, fa parte della storia del nostro circolo. San Giovanni è diventata una tappa obbligata, e da San Giovanni sono passati tantissimi artisti. Io ho una certa memoria storica e posso dire che su questo palco sono passati da Fiorella Mannoia a Gloria Gaynor, da Luisa Corna a Antonio e Marcello, ma Bruno Filippini, sono passati tantissimi, Rita Forte, sono passati tantissimi artisti, e devo dire che loro hanno portato fortuna a noi e noi abbiamo portato fortuna a loro, perché qualcuno era ancora all'inizio della carriera. Per cui la serata di stasera, che è affidata tra l'altro l'organizzazione al consiglio direttivo ben coadiuvata dal Giorgio Griffa Management, che si è adoperata tantissimo per portare artiste di livello internazionale su questo palco, e siamo tutti in attesa, infatti c'è una certa vibrazione nell'aria, c'è attesa, per cui speriamo che tutto vada secondo le attese e di poterci immergere nella disco music negli anni 70, 80 e 90 di queste cose, quindi speriamo che vada tutto molto bene. Benissimo, io vedo che gli artisti sono già sul palco, quindi stiamo per iniziare. Dunque, un circolo storico che ha fatto la storia di Bari e che sembra assolutamente proiettato verso il futuro. L'evento musicale ha letteralmente conquistato il pubblico, circa 2000 persone che nello splendido scenario dei giardini del Circolo Tennis hanno ballato e cantato per tutta la durata del concerto, insieme ai due mostri sacri della musica dance americana. Uno show di alto livello artistico che, attraverso un crescendo di successo degli Chic e dei più noti artisti della black music, ha coinvolto gli spettatori nella impareggiabile e trascinante atmosfera della disco music. Max Pellicani ha intervistato per noi gli Adicapongo. Siamo presso il Circolo Tennis di Bari in compagnia degli Adicapongo per un tributo alla disco music. Costantino, parlaci un po' di questo progetto. Eccoci, allora io sono con Miss Frenzy, che è la cantante degli Adicapongo. Questo è un omaggio alla disco music che noi abbiamo preparato appositamente per la serata del Circolo Tennis, e per renderla ancora più eccezionale abbiamo coinvolto queste due nostre amiche con cui noi collaboriamo, li conosciamo da molti anni. Loro sono Norma Jean Wright e Lucy Martin, e sono due cantanti straordinarie, nonché
ex lead vocalist degli Chic, che è una mitica band che insomma è stata un po' l'emblema della disco music. We want to say hello to our friend. Ciao. Ciao ciao. We're happy to be here. Come si trovano qui in Italia in, accompagnate da voi che siete di Capongo? Okay, how we met together the first time, and how do you feel to play with us? You know, how did we meet? Was it through an agent? Yeah. We met through an agent by the name of Maurizio Clemente, and after we met, we did rehearsals with Attica Pongo, and it was a fit, and we have been working together since then. Bene, traduce Costantino. Sì, ci siamo conosciuti grazie a Maurizio Clemente, che era un promoter che ci ha fatto unire per la prima volta, e da allora siamo diventati amici e continuiamo a suonare insieme. Bene, questo progetto che sviluppi avrà? What do you think it could be more collaboration, and this project could be go ahead for other concerts? We would hope so. We enjoy playing with Attica Pongo very much. So if we like to write, we like to create, we in the studio, we make a record together. And hopefully everybody likes it, buys it, and then they can come see us. Good answer. Ha dato una buona risposta. E sì, sicuramente la nostra idea è quella di continuare, perché abbiamo già collaborato insieme su Groovin' Up, che è il nostro disco, abbiamo scritto un pezzo insieme e stiamo scrivendo altri pezzi insieme per il nuovo disco degli Attica Pongo. Quindi andate, comprate i dischi, e quindi questa è una bella collaborazione fra gli Attica Pongo e due grandi artisti come Lucy Martin e Norma Jean Wright. E invece la vostra frontman, qual è il suo ruolo in questo momento? Lei parla italiano. Io parlerò in italiano. Io canterò insieme a loro, faccio l'onore di cantare insieme a loro, di fare i cori, di farli i cori. E per me è un'emozione incredibile, perché sembra di cantare sul disco. È un onore avere accanto queste icone della musica disco dance, quindi per me è incredibile. Anche poi ieri stiamo cominciando a lavorare al secondo disco, ieri abbiamo fatto anche i cori insieme, quindi mi sento proprio veramente benedetta da qualcuno da lassù che mi ha detto, che mi ha dato questa possibilità. Per me è incredibile. Hello Barry, so nice to see you, I love the city. Ciao Barry, thank you for having us, we are enjoying every moment of it. La Giorgio Griffa Management eccezionalmente in questa occasione è riuscita a mettere insieme i due miti della musica dance americana, Norma Jean Wright e Lucy Martin, le voci della storica band dei Chic, e gli Attica Pongo. Siamo con Giorgio Griffa, responsabile della Giorgio Griffa Management, che ha organizzato una serata assolutamente divertente ed esplosiva qui al Circolo Tennis di Bari. Beh, siamo molto contenti di essere qui questa sera, una serata splendida su tutti gli aspetti, tempo fantastico. Norma Girait e Lucy Martin, leader vocalist delle Chic, unitamente agli Attica Pongo, hanno dato il meglio di sé, anche perché era la prima volta che erano in Puglia e a Bari in particolar modo, insomma. Sì, fantastico. Oggi hanno suonato per la prima volta un disco che hanno composto insieme. Certo, sì, hanno credo fatto 6 mesi fa. Ho avuto anche il piacere di presentare a Teatro Forma gli Attica con il loro progetto discografico, che poi è uscito in tutta Europa, ha avuto un grande successo, in Italia un po' meno, le vendite si sa, i dischi. Si vendono pochissimo, però. Giorgio, che cosa stai preparando di interessante per quest'estate? So che organizzi ogni genere di evento, dalla serata culturale alla serata dance alla discoteca. Beh, diciamo che ci muoviamo, per fortuna, non dico a 360 gradi, però riusciamo a fare dal concerto all'evento privato in un certo tono. Ci difendiamo, insomma, sotto questo aspetto. Possiamo dare un riferimento per chi volesse contattare la tua agenzia per organizzare o valutare di organizzare un evento? Sulla mia mail, giorgio.griffa@hotmail.it.